Torniamo a parlare della strage di Brandizzo. Questa mattina in procura Ivrea è stato ascoltato il fratello di Kevin Laganà, il più giovane dei 5 operai morti sui binari. Ci dice tutto in diretta da Ivrea, Iari Pilati. Iari. Si è stato ascoltato per circa 4 ore Antonino Laganà, il fratello di Kevin, e come Kevin è un dipendente della ditta Sigifer, quella incaricata dei lavori sul binario. Tra poco verrà ascoltato anche un altro parente, a sua volta ex dipendente Sigifer, perché i pubblici ministeri vogliono capire se davvero quella di anticipare i lavori rispetto all'interruzione della linea fosse una prassi piuttosto accettata come sembra. E poi gli inquirenti vogliono capire chi dice cosa nel video che vi abbiamo mostrato ieri, girato sui binari poco prima dell'incidente, sempre da Kevin Laganà. Allora ripartiamo da quel video con il nostro servizio. La voce sembra la stessa di chi poi spiegherà agli operai se passa il treno andate di là. Probabilmente Antonio Massa, il tecnico RFI sul posto, e pare sia al telefono. Con chi? È un altro elemento da verificare. Qui invece si rivolge direttamente agli operai. Io guardo il segnale appena dico io. Uscirà quella pacca, perché i treni passano qua, devo passare tutti i treni, dice quando c'è l'ultimo treno. La consapevolezza che almeno un treno dovesse ancora passare l'avevano tutti, e in due ribadiscono le stesse indicazioni. Ma dammi il tempo che passa la Toscana, la cosa è l'altra. Abbiamo interruzione. Il treno che parte passate? Di qua! Si è fatto autogiustizia. Si è fatto giustizia da solo, dice il fratello di Kevin, Antonino, e parla proprio di quel video, pensato per finire sui social, ritrovato sul suo profilo, non ancora pubblicato e consegnato alla procura. Lo stesso Antonino è dipendente di Sigifer, operaio, per questo è stato chiamato in procura come testimone, per capire se quella di anticipare i lavori fosse un'abitudine. Noi dal video, guardando il video, ed è il motivo per cui l'abbiamo prodotto in procura, ci è sembrato di poter desumere una certa abitudinarietà in questo tipo di condotte. Cioè le precauzioni che prendono in realtà si sono rivelate tragiche? Dal video direi di sì. L'amministratore delegato di RFI dice assolutamente i cantieri si fanno a linea interrotta in rete ferroviaria italiana. Ne prendo atto, l'ho sentito anch'io, ne prendo atto.